Allora, noi oggi parliamo di un fumetto italiano, no? Finalmente uscito, lo aspettavo in realtà, Nightman di Leo Ottolani, questo spillatino con circa una trentina di pagine, non sono tantissime, ma secondo me il prodotto li vale tutti, ecco, saranno sei numeri mensili, quindi usciranno un numero al mese. Con un totale di 6 numeri, queste sono 30 paginette a 3,50 euro e naturalmente lo aspettavamo soprattutto per i fan di Leo Ortolani, soprattutto per quelle persone che sanno comunque ridere su un fumetto, sanno anche comunque sdrammatizzare quelle che sono le problematiche della società, perché è quello che fa Leo Ortolani ormai da anni. E ci riesce benissimo senza di solito far incavolare nessuno, ecco. Diciamo che possiamo fare anche la struttura del prodotto, insomma, volendo, c'è poco da dire, uno spillato. Cosa volevo dire? Naturalmente non mi vado a raccontare la storia. Per chi non conosce Leo Ortolani e si affaccia a questo numerino, lo trova lì e vuole provare a prenderlo. Allora, questa è una specie di parodia, no? Su un personaggio che andava moltissimo, un film dell'orrore degli anni 80, appena 70-80, non mi ricordo, forse pieni anni 80, che è Nightmare, un personaggio che praticamente, poi ve lo metto in descrizione, era un mostro, diciamo, dei sogni, no? Una persona che viene bruciata viva, non mi ricordo bene, comunque veniva rappresentato con queste mani, con delle lame, queste mani avevano queste lame taglienti, lui era sfigurato dal fuoco, no? Quindi aveva la pelle bruciata, e il personaggio era Freddy Krueger, ed è stato l'incubo anche di molti che l'hanno seguito, degli amanti dell'horror, ma anche non dell'horror. Cosa faceva questo personaggio? Entrava nei sogni delle persone e praticamente lì si faceva tutto il film. La gente moriva nei sogni, perché appunto viveva un incubo con questo Freddy Krueger che uccideva le persone, in poche parole. È quello in sintesi. Ora che vi ho fatto lo spiegone di quale parodia stiamo parlando qua, giusto per darvi un'idea cosa faceva il personaggio, linee guida, andatevi a recuperare anche qualche film. E io direi di correre, dopo che avete insomma saputo un attimino il personaggio che Leo Ortolani tratta, andate a prenderlo perché è veramente cioè divertente. Io mi sono divertito. Leo Ortolani è comunque un autore che gioca molto sul. È un autore molto, tra virgolette, cattivo, no? Cioè non, ci va molto pesante sulle battute, ma soprattutto non è mai volgare, cioè lui non dice parolacce, non usa la comicità, non usa la parolaccia come comicità principale, ecco, non è un personaggio, come posso dire, pecoreccio, no? Sulla risata facile dicendo parolacce o volgarità. È una battuta molto tagliente. Fatte per la maggior parte di crudeltà, no? Cioè, molte volte gioca sulla fragilità delle persone. Cioè, non voglio farvi spoiler, voglio solo convincervi a prendere questo numero, insomma, che secondo me vale la pena prendere, no? In realtà Leo Ortolani è veramente un genio della comicità italiana. Lui naturalmente lo fa nel fumetto perché è quello che lo sa far meglio. Nel cinema Leo Ortolani si potrebbe, ecco, accostare a una comicità, anche se comunque generi differenti. Io lo vedo anche un po' alla Massimo Troisi, no? Quello appunto di non. Forse Massimo Troisi ancora troppo, cioè una comicità veramente che non si basa solo sull'effetto, che ne so, caduta
dalle scale, oppure appunto la classica parolaccia o la volgarità, il sesso in generale, no? C'è sempre, quando parla di sesso, c'è sempre il lato forte, il sesso, e poi c'è sempre la parte più umana, più infantile, di quella che comunque si contrappone tra la battuta del sesso e, diciamo, la controparte, che in realtà è ingenua, no? Non sa di cosa sta parlando. Quindi la battuta arriva proprio da questo contrasto tra mettere di fronte una tematica forte, no? Una tematica forte, e dall'altra parte c'è l'ingenuità di chi non sa di cosa si sta parlando. Quindi questi due contrasti provocano ilarità. Se l'avete capito, spiegatemi. Comunque, ecco, era solo per consigliarvi questi sei numeri che usciranno. Non vi voglio dire neanche una battuta, per il semplice motivo che appunto sono 30 pagine. Qualcuno potrebbe storcere il naso, ma insomma, ne vale veramente la pena, perché comunque fa ridere. Io ho trovato veramente poche persone nel fumetto che mi hanno fatto ridere come le Ortolani, ok, ragazzi? Quindi non ho detto niente di che, era solo un consiglio su cosa puntare quando andate in edicola, no? Entrate in edicola, vedete questo albetto, leggete 3,50 euro, tenete conto che i volumetti della Marvel a questi livelli qua ve li fanno pagare anche 5 euro. Voi mi dite: ok, la Marvel c'ha dei bellissimi disegni. Vi posso assicurare che, narrativamente parlando, per quanto mi riguarda, per quanto considero la comicità molto più difficile che il dramma, no, da raccontare, questo piccolo volumetto qua potrebbe, insieme agli altri 5 che mancano, diventare un insomma diventare un racconto molto interessante, molto divertente, e che vi può far apprezzare quest'autore. Secondo me, rispetto magari ad alcune cose che ho letto ultimamente delle Ortolani, qua mi sembra proprio un Le Ortolani veramente in forma, ecco, quello che conosciamo con il mitico Ratman. Ok, ragazzi, spero di esservi stato d'aiuto, di avervi convinto, naturalmente. Perché se l'obiettivo è quello di non cercare di non raccontarvi la trama, voglio almeno cercare di convincervi a provare questo fumetto italiano. Ok? Ciao ragazzi, alla prossima.